ISO 14064, una norma veramente, veramente citata in questo momento. Perché? Perché riguarda fondamentalmente il problema della decarbonizzazione, quindi ragionare in termini di gas effetto serra, della carbon footprint, di tutti questi aspetti di cui tutti fondamentalmente discutono. È una norma 14064, in verità non è una norma perché prevede tre parti tra l'altro molto importanti, tre parti che sono state aggiornate da poco, quindi tutte e tre le parti sono estremamente recenti. La parte 1 è stata aggiornata prima, la parte 2 e 3 aggiornate un anno dopo, ma sono comunque degli standard veramente veramente recenti. Parliamo fondamentalmente 2018 e 2019. È uno standard che entra nella famiglia delle ISO 14000, quindi fondamentalmente tutto quello che dobbiamo conoscere dal punto di vista normativo tecnico in materia ambientale. È un must all'interno della famiglia 14000 e permette fondamentalmente anche una specie di certificazione, verifica, validazione, chiamatela come volete. Come vi ho detto, il focus di questa norma è proprio la misurazione delle emissioni che noi chiamiamo GHG, quindi gas effetto serra inventory, no? Dove fondamentalmente attraverso principalmente delle stime, attraverso delle banche dati e così via, misuriamo quali sono gli effetti della nostra attività in termini di questo indicatore che sono i gas effetto serra. È una norma, come vi ho detto, importante, perché almeno standardizza quelli che sono i dati che escono dalle varie aziende, quindi creo una possibilità di confrontarmi io nel tempo e di confrontarmi magari organizzazioni diverse. Partendo dal principio molto molto bello di tutto questo tipo di norme che ci permettono di misurare, di dare delle stime e soprattutto inserire anche dei criteri importanti quali la significatività, quindi concentrandoci su quelli che sono le cose veramente che contano, che pesano, perché come dicevo ragiona in termini: se non lo posso misurare non lo posso migliorare. È il principio, è una delle frasi più famose di Lord Kelvin, no? Quello dei gradi Kelvin e così via. E quando ho di fronte queste norme è assolutamente vero. Vi ho detto che è stata aggiornata da poco, è una norma molto importante da un certo punto di vista, soprattutto nella nuova edizione, perché amplia molto quello che è il perimetro di influenza, quello che è l'area in cui ti costringe a ragionare quando devi fare il tuo inventory, no? La tua rendicontazione, la quantificazione dei tuoi gas effetto serra. Come vi ho detto, una norma complessa e parla fondamentalmente di carbon management, quindi quantificazione è vero, ma anche monitoraggio e rendicontazione, riguarda tutte queste tre fasi. È la norma da prendere in considerazione tutte le volte che in qualche modo voglio capire il mio impatto. Perché ragionando in termini di energia che uso, magari di carta che uso, di viaggi che faccio, tutte quelle che sono le attività, mi concentro sui processi, sulle cose che faccio, attraverso i cosiddetti fattori di emissioni trasformo queste attività, questi processi e fondamentalmente quello che sono in valori di CO2 equivalente. CO2 equivalente, lo sappiamo tutti, sono i gas effetto serra, i gas climalteranti calcolati con fondamentalmente dei modelli che li mettono assieme. I gas climalteranti considerati a livello internazionale e così via sono 6, hanno pesi diversi e questi fattori di emissione in qualche modo standardizzati, dove io dovrò andare a individuare delle banche dati attendibili, ci danno il nostro impatto. Come dicevo, una norma importantissima perché mi permette anche di dire ok, questo è il mio valore ed essendo un valore di un certo tipo può essere verificato perché ho una metodologia, uno standard dietro, una convenzione, no? Condivisa, internazionale e così via, da un ente indipendente di certificazione che in qualche modo dice che il mio calcolo è vero, che quel valore che saranno tonnellate di CO2 equivalente o un valore di questo genere è in qualche modo verificato, tecnicamente si dice accurato, non è fuorviante. È ovviamente una stima, come dicevamo prima, però è una stima probabilmente molto molto vicina alla realtà, con tutte le sue incertezze di misurazione e così via, ma è quanto di meglio in qualche modo posso avere, soprattutto è standardizzato, è confrontabile con un altro che ha utilizzato la stessa metodologia. All'inizio vi ho detto che la 14064 non è una norma in tre parti,
Ok, la parte 1 ve l'ho detto, è la più diffusa, la più conosciuta, quella che ci chiedono più informazioni. La parte 2, anche questo è interessante perché una volta che hai, come diceva Kelvin, hai misurato per migliorare, in qualche modo puoi mettere in piedi delle azioni per ridurre, perché una cosa va bene compensare, ma prima di compensare la prima cosa che devi fare è ragionare in termini di riduzione, pensando sempre il principio di un maestro che era professore della stazione sperimentale di Napoli, che c'è l'unico ci ricordava che l'unico kilowattora ambientale è quello risparmiato, no? Quindi prima di tutto si risparmia, si cerca di ridurre, cerca di efficientare i processi, di cercare in qualche modo l'efficienza energetica delle mie attività. E poi ovviamente potrò in qualche modo compensare o fare dei piani, dei progetti che in qualche modo riducono i miei impatti e posso in qualche modo dare anche evidenza al mio comportamento virtuoso. Ecco, questa è la parte 2. La parte 3 invece è un po' più tecnica, è orientata agli enti che fanno l'attività di verifica, agli enti che in qualche modo si occupano di queste marchi di qualità a mio inventory, no? Dei miei gas effetto serra. Quindi avete più o meno capito che cos'è questo standard. È uno standard, quindi una buona prassi internazionale che vi permette di arrivare ad un numero, di misurare per migliorare. È una norma molto molto tecnica perché, come vi ho detto, trovare le banche dati, trovare i criteri di significatività, ragionare in termini di ripetibilità, riproducibilità non è banale. Quindi è una dimensione, chiamiamola ingegneristica, molto molto forte. Servono dei professionisti, come servono i professionisti per fare gli audit, servono dei professionisti per mettere in piedi quello che è il sistema che dicevamo di quantificazione, monitoraggio e rendicontazione. È una rendicontazione all'inizio assolutamente interna e può essere utilizzata assolutamente come norma interna, ma è una rendicontazione. Poi nel tempo posso continuare a aggiornare questa rendicontazione per vedere, come dicevamo, i miei progetti di miglioramento e alla fine ragionare anche in termini di compensazione. Grazie e buon lavoro sui greenhouse gases.